Cari amici, ben ritrovati e benvenuti da Giuseppe su questa nuova recensione. Oggi vi parlo del microfono Lavalier Boya BYM1, un microfono, come vedete, da cravatta, da bavero, come volete, ma che promette ottime prestazioni, nonostante il suo prezzo molto contenuto per questo tipo di articolo, che è di soli 20 euro. Io l'ho acquistato su Amazon, mi è arrivato pochi giorni fa e ve lo presento. Molto ben recensito da tantissimi youtuber, ma voi sapete che a me le cose piace testarle personalmente, per cui sigla di presentazione del prodotto. Allora amici, questo è un microfono Lavalier, quello che indosso è il mio vecchio microfono che ho intenzione di sostituire con questo prodotto, che è molto ben fatto, e adesso andiamo a fare l'unboxing e comunque a presentare il tipo di prodotto, e farò anche il test ovviamente, lo proveremo e vedremo un po' i risultati, perché sicuramente questo microfono che uso e che ho sempre usato non è di una qualità molto accettabile, per cui ho deciso di fare questa spesa, che poi è molto contenuta, ripeto, 20 euro, per migliorare un po' la qualità audio dei miei video. Andiamo ad aprire il prodotto. Via, abbiamo il microfono. Vi preannuncio che la cavetteria, il cavo, è lungo 6 metri, per cui abbiamo tutta la possibilità di allontanarci dalla camera nel caso in cui colleghiamo la connessione alla videocamera, ma questo non è il mio caso, vi spiegherò il perché, e abbiamo tutta la libertà di farlo grazie a questo cavo di 6 metri. Abbiamo un'unità di controllo dove è alloggiata e sarà alloggiata una batteria LR44, mi sembra. Sì, che trovate in confezione, quindi compresa nei 20 euro troveremo anche una batteria a bottone da mettere in questa unità, che secondo me va ad amplificare il microfono, e poi ha un selettore dove noi andremo a selezionare su quale dispositivo collegare questo microfono, ad esempio a una camera, fotocamera o allo smartphone. Vediamo subito che in confezione abbiamo una custodia in similpelle per poter deporre l'articolo, e poi abbiamo un'altra bustina dove c'è il connettore grande, la batteria che vi ho detto e la mollettina da agganciare al cavetto, e metterlo sul bavero, sulla cravatta, sul colletto o dove volete. È tutto racchiuso qui dentro. Adesso andiamo ad aprire, eccoli qua, questo cappuccetto in materiale spugnoso serve nel caso in cui dobbiamo registrare l'audio all'aperto, va a filtrare tutti quei rumori indesiderati come il vento, fruscii e quant'altro, è un attenuatore di rumori ed è molto utile quando faremo le registrazioni all'esterno. Allora, per velocizzare il tutto, ho già installato, montato sia il microfono vecchio che il microfono nuovo, ho messo la batteria a bottone nell'unità di controllo e ho messo la molletta. Come potete notare, ho fatto anche un doppio giro del filo per ammortizzare eventuali strappi, e quindi tutto questo per fare il test e vedere un po' le differenze qualitative tra i due microfoni, che mi sembra giusto per una ottima recensione. Il filo è 6 metri e, come vi ho detto prima, non ho la necessità personalmente di montarlo
alla videocamera, perché io l'audio registro tutto su un'unità di registrazione. Ho un registratore Majestic, ho sempre fatto in questa maniera, per cui ottengo poi un file audio, una traccia audio del tutto indipendente dal video, in modo tale che in post produzione posso comunque avere a disposizione la traccia audio da poter spostare, tagliare e fare i miei lavori in tutta in modo indipendente dal video. Però volendo potete collegare questo prodotto alla videocamera, oppure al telefono, oppure a un'unità di registrazione. Siete liberi di fare un po' come volete per ottenere il miglior risultato secondo le vostre esigenze. Vi vado a leggere un attimino le caratteristiche tecniche principali di questo prodotto, di questo microfono lavalier, che ha un microfono, una capsula microfonica a condensatore, ha un range di frequenza di 65 Hz a 18 kHz e omnidirezionale, cioè lui prende l'audio in tutte le direzioni a 360 gradi. Poi ha un connettore importante, un connettore di 3,5, quindi compatibile con tutti i dispositivi oggi in commercio a 4 polarità. Questo perché ha la possibilità di prendere anche l'alimentazione, ad esempio, da una videocamera e staccarsi dalla batteria, per cui ha varie possibilità. Ha un peso dello solo microfono, pesa 2,5 grammi, mentre invece con tutta l'unità di controllo pesa circa 20 grammi, perché l'unità di controllo pesa 18 grammi, quindi il totale un 20,5 grammi e ci siamo. Quindi l'unico elemento un pochettino più pesante è l'unità di controllo, perché questo cilindretto è tutto di alluminio, per cui è metallo e ha una sua consistenza. Adesso andiamo praticamente a staccare il vecchio microfono dall'unità di registrazione e metterci il nuovo microfono, così da notare le differenze. Come vedete, il nuovo microfono è agganciato in questa posizione sul mio bottone, mentre il vecchio microfono è sul bavero. Vado a staccare e attaccare. Ecco qui, adesso mi sentite tramite il nuovo microfono lavalier Boya BYM1. Facciamo questa prova test, un audio, e vediamo un po' le differenze qualitative. Faccio di nuovo lo stacco, adesso stacco questo, rimetto il vecchio. Ecco, adesso ho agganciato il vecchio microfono e il vecchio microfono, vediamo un po' le differenze. Stacco di nuovo e metto il nuovo. Come vedete, questo è il mio nuovo microfono, che comunque, a torto o a ragione, sarà il mio nuovo microfono che userò in tutti i miei video futuri. Per cui spero che comunque un po' anche quello che ho sentito in giro, in altre recensioni, anche gli altri youtuber hanno veramente esposto dei buoni pareri per questo microfono. Per questa recensione è tutto, Giuseppe vi saluta, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e alla prossima!